totale disclosure. Sono salvo se riesco a chiudere il mio conto in Svizzera? Si moltiplicano i casi che arrivano nelle aule dei tribunali, come nel caso di un cittadino italiano, dopo essersi visto rifiutare il prelevamento dei suoi soldi presso la banca svizzera, è ricorso al tribunale di Lugano, che in prima istanza ha dato ragione alla banca, cambiando poi idea in appello. Le sentenze sono contraddittorie, non riescono a fare chiarezza sulla questione. Fatto sta che quei conti non sono più a disposizione del cliente. Anche se il cliente dovesse riuscire a saldare il conto, cosa che è difficile oggigiorno, il passato è documentato nel file, nel dossier. Il passato non si può cancellare. Le informazioni sui movimenti del conto prima della sua chiusura saranno comunicati dalla Svizzera all'Italia mediante lo scambio automatico di informazioni che inizierà nell'anno 2018. Salve, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con studio a Paradeplatz, Zurigo, con SwissBankingLawyers.com. Sono avvocato italo-svizzero, figlio di seconda generazione di emigrati italiani. Se sei disorientato, arrabbiato, angosciato o confuso e perplessato, non è colpa tua. Per troppi anni le banche svizzere ti hanno promesso che il segreto bancario non si tocca. Il private banker era interessato a incassare il suo bonus grazie ai suoi assets under management per più tempo possibile. Se invece ti avesse detto la verità, te ne saresti andato prima e il tuo private bank rimaneva senza bonus. Invece ha curato gli interessi suoi, a scapito degli interessi tuoi. Tipica situazione di conflitto di interesse. Saresti andato out of the banking system, fuori dal sistema bancario, convertendo i tuoi soldi in monete d'oro, per esempio. Non avresti questo problema se l'avessi fatto tanti anni fa. Chi, alla luce di qualche sentenza pro cliente, crede sia una buona idea prelevare dal conto i contanti o trasferirli a Dubai, a Panama, alle Bahamas, fa un grandissimo errore. Un professionista che dà questo consiglio non è serio e non è al corrente di cosa succede oggi nel mondo del private banking. Ti mette nelle condizioni che ti beccano al più tardi nel 2018. Non si può cancellare il passato. A causa della legge antiriciclaggio, le banche svizzere hanno il dovere di documentare bene il background economico, quello che è successo, provenienza dei fondi, come sono stati guadagnati, cosa è successo, cosa è stato fatto. Tutta questa benedetta documentazione non sparisce con la chiusura del conto, ma rimane nel file, rimane nel dossier. Infatti, ogni operazione fatta in questo momento sarà svelata all'Agenzia delle Entrate nel 2018 e te ne chiederanno conto. La verità è una sola, il mondo diventa sempre più trasparente. In Italia, ma anche in tutta Europa, ma non solo in Europa, non c'è più spazio per conti segreti. Gli accordi multilaterali, come per esempio gli accordi OCSE, si estendono a macchia d'olio, coinvolgendo sempre più giurisdizioni, con la giustificazione della lotta al terrorismo, con la giustificazione della lotta al riciclaggio e al denaro sporco, il cittadino sarà sotto controllo sempre di più. Questo fa paura. Anche se sei uno dei pochi che ha avuto fortuna a trasferire i fondi, per esempio a Panama, non sarà duratura questa soluzione, che soluzione non è. A parte che sarà impossibile usare questi fondi, perché sarà impossibile farli tornare qui in Europa, perché le banche si domandano dove vengono questi soldi, perché vengono da lì,
Nessuna banca accetterà fondi da paesi non cooperativi, paesi cosiddetti non cooperativi. Dunque avrai anche lì dei fondi che non puoi usare. E poi c'è un'altra cosa. Vivere nell'angoscia non fa bene alla salute. Smetti di vivere nell'angoscia. Fai il primo passo, contattami e vieni da me a Zurigo a fare la voluntary disclosure in tutta sicurezza sul territorio svizzero e insieme regolarizzeremo la tua situazione. Ti assicuro, dormirai molto meglio, vedrai. Non esitare a contattarmi. Non è mai troppo presto, ma spesso troppo tardi. Ti aspetto da me a Zurigo, nel mio ufficio. Grazie della visione. A presto. Arrivederci.